ci sarà sulle vostre tavole? Che cosa porterete di buono? Non è più come gli altri anni passati, questa volta secondo me si mangerà un semplice primo piatto e secondo piatto, ma per una questione di... non c'è più la testa, è una questione psicologica secondo me, dobbiamo passare questo periodo. Perché è meglio così. La festa natalizia li trascorrerò col mio padrone, il mio nipote, che è il padrone della casa, è vero? Chi è il proprietario a casa? Io. È lui, mio figlio e mia nuora, questo siamo. Che cosa ci sarà sulle vostre tavole quest'anno? Le solite cose. Spaghetto con i frutti di mare, l'anguilla a tavolo, il baccalà. Insalata forte, le solite cose. Quanto sono importanti le tradizioni quest'anno in particolare? La tradizione quest'anno è un dolore per tutti, è un dispiacere per tutto l'Italia ovviamente, per non dire del mondo. Natale è bello stare tutti in famiglia, ma purtroppo rimaniamo soltanto noi, purtroppo bisogna essere così, dobbiamo resistere. Con la speranza che il prossimo Natale sarà un Natale bellissimo, che ci possiamo riunire e abbracciarci tutti quanti noi. Che cosa ci sarà sulle vostre tavole quest'anno? Quest'anno non è un Natale, sia psicologicamente e in tutti i sensi. Questo è il Natale. Linguine con i frutti di mare, la frittura, baccalà, antipasto, tutto quello che si prepara sempre. Però dato l'anno che è entrato, quest'anno 2020 non è stato un anno con molti profitti, meno profitti e allora poco ma non ci manca niente. Poco ma buono. Quanto sono importanti, signora, per lei le tradizioni, soprattutto in quest'anno particolare? È un anno particolare, però le tradizioni non possono cambiare, anche poco ma c'è. Lo spaghetto con i granchi, le solite cose, un po' di fritturina, cavolfiori all'insalata, insalata rinforzo, le solite cose. Che cosa sta preparando per la cena di Natale? Un po' di tutto. Baccalà, gamberoni, pesce per la vigilia, per il giorno 1 ci pensa mia moglie. Si cerca di sdrammatizzare in un certo senso, l'unica difficoltà forse è che non tutti si possono riunire con le proprie famiglie e questo diciamo è un neo, però speriamo bene per l'anno prossimo. Che cosa invece non mancherà sulle vostre tavole? Che cosa state preparando di buono? Ma tutto quello che si prepara ogni anno praticamente, il pesce, che in primis, nocciole, noccioline, dolci, comunque si sta cercando di fare tutto almeno per quanto mi riguarda. Quanto sono importanti per lei, signora, le tradizioni, soprattutto in quest'anno così difficile? Molto, molto, ci teniamo tanto alle tradizioni, purtroppo ci sono persone che non capiscono perché siamo anziane e quindi ce lo sentiamo che adesso il Natale è diverso. Abbiamo fatto dei Natali bellissimi, questi sono i ricordi, che abbiamo fatto sempre dei Natali bellissimi con tutta la famiglia. Adesso ci manca un poco di pazienza, basta che andiamo avanti. Abbiamo recuperato in questi mesi magari quella spensieratezza che avevamo prima, no? Che andavamo un po' più pazzi, adesso guardiamo più il dettaglio, più quella piccola coccola, quella parola più dolce. Sono importanti le tradizioni. Le nostre tavole sicuramente non mancheranno gli spaghetti con le vongole, i soliti antipasti con l'insalata di rinforzo, e il salmone, le tartine, tutto il resto, il cavolfiore lesso con le cime di rapa e poi il pesce. Non può mancare, e il panettone, quei cosi a esse, non so come si chiamano, i susamielli, e poi speriamo un po' di pace, di serenità e di salute tantissima, perché è stato un anno veramente duro per tutti.